Buonasera. Buonasera a tutti. Visto che anche qualcosa più del quarto d'ora accademico è passato, vorremmo dare inizio a questa nostra serata, una serata nella quale vi ringrazio per essere qua con noi, ma soprattutto ringrazio i nostri ospiti, a partire da Martin Schulz, che è qua. Presidente del Parlamento europeo, e credo che sia questo un grande orgoglio per tutti i partiti socialisti e europei. E insieme a lui Gianni Pittella, che è il nostro capo di gruppo. Capo di gruppo dei socialisti e democratici in Parlamento europeo. Un gruppo nel quale ovviamente, come sapete, il peso del Partito Democratico è un peso importante, conquistato con un voto all'Europea che è stato per noi entusiasmante e che è stato sicuramente in quel momento una carica di iniezione per portare avanti le tante cose buone che il Partito Democratico sta facendo a tutti i livelli. Siamo qua questa sera perché il Partito Democratico dell'Emilia Romagna, insieme al Partito Democratico del territorio dell'Emilia Romagna, vuole avere il coraggio di parlare di Europa, anche se là fuori c'è qualcuno che vorrebbe che noi non ne parlassimo, e invece noi abbiamo il coraggio di parlare di Europa. Perché credo che sia, giusto e opportuno, ma non per il piacere di parlarne e basta, perché parlare di Europa significa, dal nostro punto di vista, parlare di futuro, guardare al futuro, riuscire a creare una speranza in più per il futuro. Soprattutto a chi e nei confronti di chi l'Europa l'ha conosciuta a partire dall'euro in avanti, fra qualche anno, fra pochissimi anni, saranno maggiorenni i ragazzi che hanno conosciuto solo l'euro, che leggeranno della lira solo nei libri. Quindi si accresce la responsabilità che abbiamo sul futuro dell'Europa, che abbiamo noi, a cui quell'Europa è stata consegnata, e che abbiamo nei confronti di coloro che arriveranno, a cui dovremo consegnare davvero un'Europa che sia priva di confini e che sia, arrivi ad essere anche priva di bandiere. Abbiamo voluto lanciare questo confronto in Emilia Romagna sull'Europa. Abbiamo organizzato una settimana europea di discussione sui territori, sulle tematiche europee. L'iniziativa di stasera conclude questo ciclo di iniziative che abbiamo fatto. Devo ringraziare innanzitutto Francesco Ronchi, che lavora a Bruxelles ed è delegato della segreteria regionale ai rapporti con l'Europa e con gli altri partiti socialisti europei, perché è il vero ideatore di questa nostra settimana. E devo ringraziare davvero moltissimo Gianni Pittella, perché ci ha consentito, grazie all'organizzazione, della School of Democracy, che è stata fatta a Reggio Emilia, di poter incrociare tanti amici, tanti ospiti che abbiamo potuto portare anche nelle nostre iniziative del Partito Democratico, iniziative che abbiamo fatto in giro per il territorio, dall'Emilia alla Romagna. Vedo l'amico europarlamentare Damiano Zoffoli, che proprio ieri sera era acceso nella sua Cesenatico a parlare di Europa, e ringrazio per essere qua questa sera insieme a noi. L'Europa riparte dai territori. Oggi siamo a Bologna, non siamo solo a Bologna, siamo nel quartiere Santo Stefano, quindi abbiamo ritenuto opportuno riteniamo opportuno dare un saluto al proprio quartiere possa essere Rosa Morevole, che è candidata per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, candidata alla guida del quartiere.